Uno degli aspetti più sottovalutati del Signore degli Anelli è il rapporto che intercorre tra il mondo primario della realtà e il mondo secondario della subcreazione, quel mondo composto dalle leggende, dalle favole, dai miti, dalle storie, che sembra una cosa avulsa dalla realtà, ma che invece nella visione di Tolkien è fondamentale per capire la sua concezione del mondo leggendario. Sono le cose che lui spiega nel saggio sulle fiabe. E il Signore degli Anelli è intriso di questa concezione, il rapporto tra il mondo delle storie e il mondo della realtà. C'è tutta una dialettica strana che Tolkien analizza all'interno del suo testo e la troviamo molte volte. Il testo è caratterizzato dalla presenza di una serie di storie provenienti dall'antichità. Si tratta di un rapporto tra i personaggi del testo e le storie provenienti dal passato del mondo in cui questi personaggi vivono, quindi le storie del passato della Terra di Mezzo. Ma allo stesso tempo si tratta di un rapporto che riguarda anche noi e il nostro modo di rapportarci alla nostra vita attraverso la mediazione che ci viene offerta dal mondo delle storie, delle leggende e dei miti. Nel testo sono presenti tutta una serie di storie che non sono cose che rimangono lì semplicemente per fare folklore o particolari da nota a piedi pagina. Si tratta di storie che invece hanno a che vedere direttamente con i protagonisti della vicenda narrata. E lo vediamo nel caso della storia di Beren e Lúthien, che viene raccontata da Aragorn ai quattro hobbit a proposito dell'amore di un uomo mortale per un'elfa immortale. È una storia che si rivelerà fondamentale perché è modello mitico dell'amore dello stesso Aragorn con l'elfa Arwen. E poi invece vediamo la storia di Erendil il marinaio, che conclude il Silmarillion, conclude la prima era della Terra di Mezzo. Questa è una storia che viene narrata da Bilbo a Valforra, nel reame elfico di Imladris, alla corte del re Elrond. Anche questa è una storia che riguarda molto da vicino la vicenda della storia dell'anello e soprattutto quella di Frodo e Sam. Infatti, la luce della stella, che è uno dei Silmaril della storia di Erendil, cioè la stella di Erendil, è presente nella fiala di Galadriel che Galadriel dona a Frodo, che contiene proprio la luce di questa stella insieme alla luce dello specchio della stessa Galadriel. Questo oggetto, la fiala, è un po' l'oggetto che fa da unione tra il mondo primario e il mondo secondario. Infatti è un oggetto tangibile che viene donato e che contiene parte di quella storia, che quindi è reale. La storia certifica che il mito è vero e questa fiala si rivelerà un oggetto centrale nella vicenda dei due hobbit, dal momento che verrà brandita proprio da Frodo e Sam contro il mostruoso ragno Shelob. Ma non ci si deve limitare a questo. Infatti c'è un importantissimo ragionamento che Sam a un certo punto fa a proposito delle vecchie storie, quelle dove gli antichi eroi finivano coinvolti loro malgrado. Sam ha un'intuizione. Capisce che loro stessi, Frodo e Sam, non sono altro che la continuazione di quelle storie, che partono proprio da Beren e Erendil, e loro, in quanto eroi loro malgrado, si ritrovano a continuare una storia che non finisce mai. Ogni eroe è chiamato a svolgere un ruolo all'interno della grande storia del mondo, poi alla fine anche questi eroi dovranno farsi da parte e lasciare campo ad altri. Attraverso il racconto della storia di Beren e attraverso la fiala di Galadriel che contiene la luce di Erendil,
Sam capisce che anche loro sono la continuazione di quelle storie e che ne hanno addirittura un pezzo in mano, la fiala di Galadriel. Il mito offre sempre una cornice che poi viene declinata in vari modi a seconda delle circostanze e delle contingenze storiche del personaggio. Ed è per questo che una storia non è mai uguale all'altra. Magari il modello di partenza è proprio quello, ma poi le vicende di ogni persona sono diverse. E questo lo vediamo particolarmente bene in un caso, che è quello della famosa canzone di viaggio di Bilbo Baggins, quella che in originale si chiama The Road Goes Ever On. Questa canzone rappresenta benissimo la concezione di Tolkien del tempo universale e del tempo individuale. Nel corso del testo appare 4 volte, sempre in versioni leggermente diverse, insomma non è mai uguale, cambia sempre. Ed è un particolare che troppo spesso viene dimenticato e che invece si rivela decisivo per capire proprio questa concezione di Tolkien. La prima occorrenza di questa canzone è proprio di Bilbo Baggins, che la canta mentre esce da casa sua e si dirige verso il reame degli elfi. È una canzone piuttosto conosciuta dal momento che è presente anche nel film di Peter Jackson. La via prosegue, non a parte, lungi dall'uscio. E Bilbo canta. La strada se ne va ininterrotta a partire dall'uscio onde mosse. Or la strada ha preso una rotta che io devo seguir come posso, per seguirla con passo solerte. Il passo di Bilbo si fa solerte, un particolare da tenere presente. La seconda occorrenza di questa canzone capita qualche capitolo dopo e viene intonata da Frodo. E già qui notiamo una piccola differenza. Mentre Bilbo la canta, Frodo la recita. E recita lo stesso testo, con una piccola differenza. Frodo dice: la strada se ne va ininterrotta a partire dall'uscio onde mosse. Or la strada ha preso una rotta che io devo seguir come posso, per seguirla con passo sofferto. Qui vediamo la prima differenza. Il passo da solerte, come diceva Bilbo, si fa sofferto, come dice Frodo. È un particolare perfettamente colto dalla nuova traduzione, tanto vituperata nuova traduzione, di Ottavio Fatica, che quindi traduce in modo diverso questi due aggettivi. La vecchia traduzione invece la traduceva nello stesso modo, cioè con le ali ai piedi. Il particolare non è di poco conto perché cambia la diversa contestualizzazione. La situazione tra Bilbo che se ne va di casa e Frodo che attraversa i boschi della contea è diversa. Mentre per Bilbo il passo era solerte perché indicava il suo dirigersi verso il reame degli elfi in una determinata maniera, invece nel caso di Frodo si fa sofferto e quindi molto meno speranzoso. Infatti Frodo se ne sta andando dalla contea per intraprendere un viaggio più grande di lui, non sa nemmeno lui dove andare. E questa differenza di tono la nota curiosamente Pipino, che infatti esclama: si direbbero versetti del vecchio Bilbo, o è una delle tue invenzioni? Non sembra poi così incoraggiante. Viene ribadito il legame che c'è tra le storie provenienti dal passato e la realtà che si sta vivendo. A livello personale, infatti, il modello della canzone di Bilbo non è altro che un modello mitico, che viene adattato da Frodo, che l'ha già sentita cantare, evidentemente, che viene colto in maniera diversa dallo stesso Pipino. Poi la terza volta che questa canzone torna all'interno del romanzo è verso la fine, quando troviamo proprio Bilbo che la recita di nuovo a Valforra, quando lo ritroviamo ormai vecchio che praticamente dorme tutto il tempo. E Bilbo infatti la cambia di nuovo e recita: la strada se ne va ininterrotta a partire dall'uscio onde mosse. Or la strada ha preso una rotta, seguirla sta ad altri che possono. Intraprendano quel viaggio nuovo, mentre io, con il passo penoso, verso questa locanda mi muovo per godere il serale riposo.
Bilbo adatta ancora una volta, come ha fatto Frodo, la sua stessa canzone alla sua contingenza attuale, che è quella di essere ormai un vecchio hobbit che è in attesa della morte. Quindi il suo passo ora si fa penoso e il serale riposo a cui Bilbo allude è quello della morte che arriva alla fine della vita. E contemporaneamente allude anche al fatto che lui ormai continua a cadere addormentato. C'è poi un ulteriore riferimento a questa strada che una volta veniva percorsa da lui, mentre adesso, visto che è vecchio, deve lasciare ad altri. Altri attraverseranno quella strada, altri avranno un passo come quello di lui da giovane, mentre a lui non resta che ritirarsi in una locanda, che da una parte rappresenta anche questa una specie di rifugio finale, una meta per una persona che è arrivata alla fine dei suoi giorni, ma dall'altra parte è invece un luogo perfetto per un personaggio godereccio come un hobbit. La quarta occorrenza di questa canzone la troviamo, ancora recitata da Frodo, in occasione della partenza dello stesso Frodo dai Grigi Approdi, quando cioè Frodo prende l'ultima nave elfica per il suo rifugio purgatoriale di Toler Essea, dove lui verrà accolto per essere curato, visto che ormai nella Terra di Mezzo non c'è più possibilità di cura e di conforto per il suo fisico e il suo morale spezzato. In questo caso Frodo dice: «Forse ancora si trova alla svolta strada nuova o recondita porta». E anche se superata lo spesso, verrà il giorno per me dell'ingresso. Un ascoso cammin correr suole, a ovest della luna, a est del sole. Ancora una volta viene fatto riferimento al tempo presente, come la situazione particolare di Frodo sia diversa rispetto al modello di partenza. In questo caso Frodo parla di un approdo ignoto, una strada nuova e una recondita porta, che fanno allusione a questo suo ultimo viaggio per attraversare il mare, ma già allude alla beatitudine che probabilmente ci sarà al di là del mare nelle terre imperiture dei Valar. È l'ulteriore prova che la poesia può essere antica e nuova allo stesso tempo, universale e particolare, e realizzarsi in maniera diversa nella storia di ogni persona, soggetta a continui cambiamenti pur mantenendo la stessa struttura. È un modo che Tolkien ha utilizzato per parlare di questo rapporto tra il mondo secondario e il mondo primario. Il mondo secondario, attraverso l'arte, viene a illuminare la realtà, a certificare che il mondo delle storie è vero e che viene in aiuto della realtà. La illumina di nuova luce, offre un modello, offre una speranza. Per questo Tolkien diceva che il mondo della subcreazione non è escapismo, ma anzi è un tentativo di vivere meglio la propria vita, illuminata dalle favole, dalle storie. Questo mondo secondario serve anche a noi, per metterci in cammino. Questo lo vediamo benissimo all'inizio dell'Hobbit, nel primo capitolo, quando Gandalf arriva da Bilbo. Gandalf proviene dal passato della vita di Bilbo, di quando Bilbo era bambino e sentiva raccontare tutte queste storie di draghi, di troll, cose magiche, che mettevano in moto le persone, dice il testo. Queste persone prendevano e partivano all'avventura, è il potere delle storie che ti butta fuori di casa. E poi è lo stesso Bilbo che sente raccontare dai nani, con la famosa canzone del tesoro di Erebor e del drago Smaug, e anche lui sente questo desiderio dei nani di rimpossessarsi del tesoro e sente che questo mondo della poesia, delle vecchie storie, lo viene a interrogare personalmente e a buttarlo fuori di casa. Gli dice che c'è qualcosa di più di stare chiusi in casa in panciolle a farsi gli affari propri, convinto di vivere una bella vita borghese senza problemi. E poi è quello che troviamo anche nel Signore degli Anelli, quando vediamo Sam che cresce in casa Baggins e sente Bilbo raccontare tutte quelle storie, e Sam impara a leggere, a scrivere, sente quelle storie e dentro di lui cresce la voglia di
uscire dalla contea, di vedere gli elfi, si dice. E questo non va bene a tutti, a suo padre per primo, che è spaventato dal fatto che il figlio abbia così tanti grilli per la testa e gli ricorda che lui è solo un giardiniere, è un poveraccio, e gli dice: elfi e draghi, cavoli e patate sono fatti per quelli come noi, meglio non avere i grilli per la testa o altrimenti si andrà incontro a problemi. E invece la lezione di Tolkien è proprio questa: le grandi storie ci mettono in moto, fanno nascere in noi il desiderio di qualcosa di più grande. Ognuno di noi è chiamato a recitare una parte all'interno di una storia più grande di lui e deve recitare la sua parte, quindi con le proprie scelte, attraverso il proprio libero arbitrio, conscio che alla fine dovrà mettersi da parte e lasciare ad altri la prosecuzione della storia.